E tu con le mie tasse sei senatore a vita. Stop, vendere i nostri sogni per un inceneritore. Per chi pensa che il futuro sia su un treno carrione. Per chi crede che è finita. E questa è la rivoluzione. Se vuoi dire no, abbiamo già imparato la lezione. Questo è il tuo invito, dimmi se hai capito. Siamo il primo movimento, non il terzo partito. Senti chiari a tira. Grazie a tutti che siete qui oggi in questa giornata, e faccio anche già un ringraziamento a coloro che saliranno sul palco dopo di me, che sono Marco Travaglio, Gianluigi Paragone e Alberto Airola, che hanno voluto partecipare a questo momento che per noi è un momento importante. Buongiorno a tutti, stavo pensando che se non erro 8 anni fa forse c'era anche qualcuno di voi al V-Day. Sì. Del 25 aprile. Né io pensavo che un giorno ci sarebbe stato il Fatto Quotidiano, né magari voi pensavate che un giorno ci sarebbe stato il vostro movimento. Quindi, dato che io invece penso che l'informazione sia un bene comune e un diritto dei cittadini, sia quando lo calpesta Berlusconi, sia quando lo calpesta Renzi, sia quando lo calpesta chiunque, se lo dovesse calpestare il Movimento 5 Stelle io lo difenderei esattamente allo stesso modo, perché a me non me ne importa niente di chi governa in quel momento, a me importa di poter fare il mio lavoro, e per questo naturalmente sono più sensibile al tema della libertà di informazione. E dato che l'informazione è tanto più libera in quanto si possono aprire degli spazi, sono anche molto sensibile al tema dell'indipendenza della magistratura, anche perché avendo avuto circa 300 processi sono abbastanza affezionato all'idea che chi mi giudica sia indipendente dal potere politico, perché dato che tutti i processi che mi hanno fatto nascono da denunce del potere politico, è chiaro che se la magistratura fosse succube del potere politico io sarei all'ergastolo. E dato che invece di solito nei processi penali io vengo assolto perché sono innocente, o perché al massimo ho espresso una mia idea, allora io ci tengo a che la magistratura rimanga indipendente. Ci tenevo quando la minaccia arrivava da Berlusconi, ci tengo oggi che la minaccia arriva dal centro-sinistra. Naturalmente.